Iacovone B di Taranto, dodicesima giornata del campionato Under 15 nazionale per il girone D. La CR Messina di Mister Moschella, reduce dalla vittoria interna contro l'Avellino, rende visita ai tarantini, reduce invece dalla sconfitta rimediata sul campo della US Stabia. Tante assenze tra gli ospiti, costretti a rinunciare tra infortuni e stati influenzali a Sofia, Yukai, Maimone e Cordima. Direzione di gara affidata al signor Niccolò Pio Mantuano e la sezione di Bari coadiuvato da Antonio Pio Brunetti e Giacomo Giulio Antonio Tonica della sezione di Lecce, grazie all'ausilio dell'immagine a cura di Antonio Caroe. Passiamo a raccontarvi del fin di questa sfida, non prima di avervi mostrato la compagine giallorossa caricarsi in cerchio al quinto di gioco. Poche emozioni inizio gara e Messina insidioso con una punizione di Errigo non sfruttata da Grasso. 5 minuti più tardi, cross dalla sinistra per la corrente fra Calvieri che sterza in area, colpisce in diagonale trovando la gran risposta da parte di Scilipoti. 3 minuti più tardi ancora tarantini pericolosi, ancora con Fra Calvieri che sfonda sull'out di competenza, sprinta via sul binario destro, mette in mezzo per Catino che calcia in girata colpendo il palo. Dopo una deviazione difensiva, da lì in avanti la partita non godrà di particolari emozioni, con un gioco comunque pimpante a centrocampo ma spesso e volentieri annullato da due attente difese. Passiamo allora con le nostre immagini al fin della ripresa. Buon impatto del Messina con l'azione solitario di Barbarino che al sesto si spegne tra le braccia del portiere Trevisani. Lo stesso Barbarino però 3 minuti più tardi perde un sanguinoso pallone in uscita sulla tre quarti. Catino si lancia verso la porta, conclude in maniera vincente con un destro che beffa Scilipoti, non esente da colpe in questa occasione. Messina che non si perde d'animo e si rigetta immediatamente in avanti con Grasso che calcia alto su appoggio di Davilla da buona posizione. Al 56esimo perviene al pari a compagine di Mister Moschella, sempre con Tavilla perfettamente servito da Dacampo, non trema e consente al Messina di pareggiare 1-1 allo Iacovone B. E Messina che prova a mettere anche il muso avanti, due giri di lancette più tardi e ancora Tavilla a rendersi protagonista, ma la difesa locale lo chiude in angolo con questo intervento in tackle scivolato. Inizia la girandola ai gambi per Mister Moschella che getta al 63esimo nella mischia Mazzeo in luogo di Barbarino e nel finale scampoli di gara per Barresi che rileva invece Tutino. L'ultima occasione della sfida è di marca tarantina con il Messina che fatica ancora in fase di uscita. Fra Calvieri recupera palla, cerca il destro che Scilipoti sventa in corner. Finisce per 1-1 la gara dello Iacovone B Messina, atteso la prossima settimana dall'ultima gara del girone d'andata contro la capolista Virtus Francavilla. Un saluto allora amici appassionati e appuntamento come al solito alla prossima!